Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il diario della 37esima giornata del campionato di Serie A. Penultimo turno, abbiamo quasi tutti i verdetti. Le 5 che andranno in Champions League possono essere 6 qualora l'Atalanta vinca l'Europa League e arrivi quinta in campionato. Potremmo anche avere 9 squadre in totale che faranno le coppe europee l'anno prossimo qualora la Fiorentina vincesse la Coppa dei Puffi ed arrivasse ottava in campionato. Insomma, è tutto una roba incasinata. Non voglio neanche star qua a pensarci troppo perché altrimenti mi viene mal di testa. Detto ciò, iniziamo da Bologna-Juventus 3-3. In teoria lo spareggio per il terzo posto, in pratica una partita di poco conto. Per 60 minuti, ottimo Bologna, intensità, pressing, riaggressione appena persa la palla. Costruiva dal basso, rapide triangolazioni, giocava palla a terra. Poi, dopo l'uscita di Calafiori e visto anche il clima di festa, la squadra di Thiago Motta è calata. Per quel che riguarda la Juve, invece, non è un caso che l'abbia rimontata dopo l'ingresso di Yıldız, passando al 4-3-3. Yıldız che ha avuto un buonissimo impatto sulla partita, gol a parte ha portato vivacità in fase offensiva. Trovo poi ridicoli i cori pro Allegri a metà del primo tempo quando la Juve stava perdendo 2-0, così come sono o sarebbero, non lo so, i commenti degli allegriani che dicono: "Avete visto Thiago Motta avanti 3-0, si fa rimontare 3-3". No comment. Matematicamente qualificata alla prossima Champions League anche l'Atalanta che vince 2-0 sul campo del Lecce. 3 punti dovevano essere 3 punti, sono stati per i bergamaschi. Partita con poco da raccontare. Dea che la vince con un 1-2 all'inizio del secondo tempo, firmato De Ketelaere Scamacca. Atalanta che, anche qualora non dovesse vincere l'Europa League, sarà comunque una stagione molto buona, perché è la squadra italiana che ha avuto un percorso più regolare tra tutte e tre le competizioni. È arrivata in fondo a tutte e tre. Prime 5 di campionato, finale di Coppa Italia e finale d'Europa League. Matematicamente sesta la Roma, che vince 1-0 in casa contro il Genoa. Vittoria sudata per la squadra di De Rossi contro un Genoa tosto e caparbio. Roma che ancora ha qualche possibilità di andare in Champions League qualora l'Atalanta arrivi quinta e vinca l'Europa League. Matematicamente settima e qualificata alla prossima Europa League la Lazio, che pareggia 1-1 a San Siro contro l'Inter nel giorno della festa dei campioni d'Italia, quasi fuori dall'Europa al Napoli, che pareggia 2-2 sul campo della Fiorentina. Dagli highlights e dal poco che ho visto mi è sembrato anche un discreto Napoli, ma pareggiando scivola al decimo posto, superato addirittura dal Torino. Torino che grazie alla vittoria contro il Milan può ancora sperare di andare nella Coppa dei Puffi, qualora mantenga il nono posto in classifica, e la Fiorentina vinca contro l'Olympiakos. E concludiamo poi il tutto con la lotta salvezza. Seconda retrocessa, il Sassuolo. Sassuolo che perde 2-0 in casa allo scontro diretto contro il Cagliari. Retrocessione meritatissima, ma io lo dico da febbraio. Quando non hai voglia di migliorarti, pur avendo dei mezzi, sei destinato a peggiorarti. Retrocessione meritatissima, che cancella completamente quanto di buono hai fatto le scorse stagioni e che offende la memoria di Giorgio Squinzi. E se c'è un solo tifoso del Sassuolo che ringrazia per gli 11 anni di fila in Serie A, io giuro che lo faccio rinchiudere in una clinica psichiatrica. Se c'è un solo tifoso del Sassuolo che ringrazia per gli 11 anni di fila in Serie A, io giuro che lo faccio rinchiudere in una clinica psichiatrica. Perché questa stagione è un'offesa, è un insulto alla memoria di Giorgio Squinzi. E cancella completamente quanto di buono hai fatto gli anni scorsi. Io da tifoso neroverde mi sento tradito e offeso da questa stagione. E vi dico anche quale sarà il futuro del Sassuolo. Un paio d'anni in Serie B a metà classifica, poi retrocessione in Serie C e nessuno se ne ricorderà più. Scusate lo sfogo, però io sono così. Posso avere anche una bella amicizia di più anni, però se questa persona mi fa uno sgarbo, non lo so. Se questa persona si fidanza, mi mette da parte, non esce più con me per rispetto, tra virgolette, di una cogliona alla quale mette l'uccello tra le gambe, ci sentiamo una volta all'anno giusto per gli auguri di Natale, non esce più con me, o se esce con me, esce, ci deve essere per forza la ragazza, io quella persona la cancello completamente dalla mia vita. Lo stesso vale per il Sassuolo. Questa squadra mi ha offeso,
ha offeso la memoria di Giorgio Squinzi, ha completamente cancellato quanto di buono ha fatto negli anni scorsi. E io, col cazzo che questi stronzi li seguo in Serie B l'anno prossimo. Della partita del Sassuolo c'è poco da dire, zero tiri in porta, zero voglia, zero carattere. Il Cagliari la vince meritatamente e facilmente e conquista la salvezza. Complimenti ai sardi, ma soprattutto complimenti all'allenatore Sir Claudio Ranieri, valore aggiunto di questa squadra che è oggettivamente una locanda modesta. Commentate qua tutti sotto con un bel hashtag locanda modesta. Salvo anche il Verona che vince 2-1 sul campo della Salernitana, 3 punti pesantissimi anche per il Frosinone che vince 1-0 sul campo del Monza, vittoria da squadra determinata quella dei Ciociari che salgono così a 35 punti. E infine pareggio 1-1 tra Udinese ed Empoli in quello che era l'altro scontro diretto. Classico spareggio salvezza, partita tirata e con pochi spunti. L'Empoli va avanti all'89esimo con un rigore di Niang. Sembra finita, appunto, sembra finita, fino a quando al 97esimo, su un corner per l'Udinese, Fazzini trattiene Pagero, controllo di mezz'ora al VAR e penalty per l'Udinese. Dal dischetto si presenta Samardzic che non sbaglia. Udinese 1, Empoli 1. Un pareggino che va un pochino meglio all'Udinese dopo un finale assolutamente folle in una lotta salvezza proprio al Cardiopalma. Tre squadre in 3 punti. Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33. E nel prossimo turno ci sarà Empoli-Roma, ma soprattutto Frosinone-Udinese, la sfida della morte. Guardando la classifica, l'Empoli è quella messa peggio, però per coerenza io continuo a dire che scende il Frosinone, pur essendo una squadra che gioca un buon calcio. Ha perso o perlomeno non vinto diverse partite nei minuti finali dopo situazioni di vantaggio. Io all'ultima giornata mi vedo l'Empoli che vince contro la Roma e l'Udinese che la sfanga a Frosinone. Empoli e Udinese salve, Frosinone in Serie B. Va bene ragazzi, questo è stato il diario dell'ultima giornata di campionato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a seguirmi su TikTok, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!